libretto. Ho solo quello, l'originale è a casa purtroppo. Casa? Sì, l'originale. E ben mattina del terzo giorno. E il tempo è ancora letteralmente una merda. Vabbè, iniziamo a prepararci e vediamo che cazzo facciamo oggi. Pronti a partire? La strada da fare in salita, io ho il terrore. Adesso vediamo, sta tranquillo e vediamo se riesco a superare anche questa sfida. Non so in che direzione andremo oggi. Beh, a cercare un po' di sole che non c'è. I ragazzi stanno studiando il percorso per me. Vabbè, ma parto da fermo, mica parto... no? Sì. Tu te la vedi meglio dritta? Ci provo. Mai fatto una roba del genere, effettivamente. Ho veramente tanta paura. Poi sono pendenti come quelle che ho fatte con Mirko, quindi vaffanculo, dai. Proviamo, via. Che ripida macchina. Qua i piedi, qua c'è del brecciolino merda. Ok, qua c'è la prima curva. Ok, forse ce l'ho fatta fino qui, sicuro. Bene, dai, cazzo. Mamma mia, adesso c'era l'altro pezzo. No, per ora no. Mamma mia, ragazzi, che paura che ho avuto. Hai cagato? Però ripagati da un panorama fenomenale, potrei dire. Siamo al terzo giorno, quindi probabilmente al terzo anche episodio di questa meravigliosa serie che si intitola Dovevo andare sui Balcani e invece un cazzo. Ciccio Belda che ha appena superato un'altra delle sue sfide, salita ripidissima in moto partendo da fermo, col bracciolino, la pioggia, le madonne, la paura, non ci ho dormito stanotte. Good meme. Sono le 9 e siamo di nuovo in strada, senza realmente una meta, se non quella di evitare la pioggia. Ok, qua c'è il rampino a destra, esatto, quella era la strada che voleva farmi fare in sterrato. Aspetta! No! Di là andiamo in centro a fare colazione! Qua! Da dritti! È dritti, sì! Qui andiamo a Marina! Sì! Marina non è quello sotto! No, Marina è alto! Grazie Marco! Top! Ragazzi, che sudata! Comunque prima ho fatto una considerazione con Marco, un'illuminazione da seduta di terapia praticamente. Visto e considerato i miei problemi di vario genere alla deambulazione che ho, crociati che mancano, le caviglie, vabbè, il piede rotto è una conseguenza di tutta questa merda in realtà che purtroppo ho, cioè una difficoltà significativa a camminare, proprio problemi di equilibrio nel camminare su terreni sconnessi perché appunto ho le caviglie macinate dagli incidenti, le ginocchia macinate dagli incidenti, a questo sommi un peso importante che avevo prima e che ho ancora in realtà, perché è vero che ho perso 30 kg ma ne ho altri 30 da perdere. La situazione ha fatto sì che io abbia proprio problemi a camminare, io cado spessissimo come un pero anche solo camminando, e in moto in sostanza alle basse velocità, quindi andando pianissimo, proietto tutte le mie paure che ho di camminare, perché andando piano io ho paura, camminando piano, camminando in generale ho paura, ho veramente paura quando cammino, devo guardare il terreno dove metto i piedi, non avanti a me, quindi faccio veramente tanta fatica. E ho ricominciato a camminare molto dopo che sono dimagrito facendo tante camminate e sono migliorato veramente molto. Considerate che fino al 2019-2020 praticamente, cioè, le mie camminate si riducevano a poche centinaia di metri, e
questo lo proietto sulla moto andando piano. Quindi in moto piano io ho il terrore di cadere, pur camminando ho il terrore di cadere, di non riuscire a rialzarmi, ho il terrore di mettere male il piede, di non avere stabilità, e proietto tutto questo. Quando prendo leggermente velocità, che sia sterrato o che sia strada, cioè magicamente cosa succede? Che non penso più io non penso più, non penso più all'equilibrio, non penso più niente. So che la moto c'è e va e sta su da sola grazie alla sua forza, diciamo, centrifuga, centripeta, come cazzo si chiama, insomma, comunque raggiunge il suo livello di autostabilità. A quel punto, come diceva anche Mirko durante il corso di off-road, la moto va su da sola, se ha gas la moto va su da sola, ed è vero. E quando io guido e prendo un po' di velocità, basta, la moto va, io sono il suo conduttore, mi sposto, cambio posizione, cambio bilanciamento, la moto fa quello che dico, guido benissimo, poi quando rallento mi caga addosso. È proprio così, perché anche ieri sera con Andrea, no, si diceva, ma comunque quando guidi anche un po' spinto come ieri sulle strade, pieghi tanto, la moto è inclinata e appoggia su pochissima gomma, cioè è comunque, ha comunque della sua instabilità, prendi un tombino si sposta, prendi una riparazione si sposta, ed è vero, verissimo, però ne ho totalmente il controllo, non ne ho paura, perché comunque sto andando veloce. Infatti faccio molta più fatica a fare i rampini a 30 all'ora che quelli a 70, le curve in appoggio a 1.000.000 km/h, e questa è una fottuta sacrosanta verità. Quindi devo assolutamente darmi come proposito per il 23 di superare questa paura totalmente, di sganciare completamente questa cosa, perché ne ho la capacità, la tecnica la conosco bene e posso farlo e devo farlo. Quindi condivido con voi questo pensiero perché voglio che mi aiutiate video dopo video a superare questa paura. È stata un'illuminazione importante. Bene, split Marina, direi che adesso penso andremo verso Marina a cercare un distributore di benzina. Io ho 40 km di autonomia, Marco penso meno, quindi vediamo che fare. Buongiorno a te. No, stavo riprendendo anche te, che manchi, scusa, è il momento, devi abituarti, devi abituarti a questa pressione mediatica importante. Cazzo, di video. Ho fatto bene la barba. No, ti ho messo il cerone mentre non ti accorgevi mentre dormivi, non ti preoccupare. Localino sulla Marina, Barchini non da poco. Va bene, ripartiamo da questo paesino dove ci siamo fermati per fare colazione. E andiamo verso il Montenegro, prima verso Spalato. Mamma, come stanno i capelli? Prima verso Spalato e poi vediamo verso il Montenegro. Il tempo non è bellissimo, adesso ha smesso, quindi ne approfittiamo. Minchia, che paesino figo, pieno di barchini non da poco, come quelli che c'erano ieri sera nella baietta. Bene, bene, bella baietta, bellissima baietta, molto, molto bella. Molto caratteristico questo tratto di strada. Ciao Marina, probabilmente avremo 10 km di sole, ce li godiamo e ripartiamo alla volta di Spalato e poi speriamo di sconfinare in Montenegro. Ci diamo questo obiettivo, alla fine stiamo facendo molti meno chilometri del previsto, veramente molti meno, a causa della pioggia ci mangiamo 3 ore di mattina, fai conto, quindi ovviamente possiamo fare molti meno chilometri. Peccato perché speravo di macinare tanti chilometri. Vabbè, viaggio bellissimo lo stesso, le strade sono belle, quindi quando il tempo è clemente ce le divertiamo e ce le godiamo. Rispetto alla previsione iniziale di addirittura di non partire per il tempo, direi che va benissimo. Direi che va benissimo così. Adesso abbiamo un quarto d'orina di strada, arriviamo a far benza e poi ripartiamo alla grandissima. E allora avanti in marcia, ricordati la borsa. Lo so, t'ho visto aggressivo. Ti ho visto aggressivo. Siamo in marcia, direzione Spalato und Montenegro. Terzo pieno dal viaggio effettivo, anzi quarto pieno dal viaggio effettivo. Not bad, a parte il pieno in Slovenia che era economico, qua costa come da noi la benzina. Bello quel ponte, è bellissimo questo panorama. Guardate lì il paesino, la cittadina illuminata dal sole. Bello anche dall'altro lato, per
interessante, no? Qua c'è già un bel po' di traffico oggi qui. Speriamo che più avanti il traffico cali. Intanto dovremo fare 150-160 km fino a ora di pranzo. Pochi chilometri, ma bei paesaggi e le strade quando il sole se ne va meritano veramente. Adesso teniamo la 8, che è questa super statalona che ci ha accompagnato in questi due giorni, che dovrebbe comunque essere scorrevole e bella, soprattutto quando si avvicina al mare. Adesso abbiamo un tratto un po' lontano dalla costa, ma poi si dovrebbe riaccostare, dovremmo andare abbastanza veloci lungo questo percorso. Mi sa che questa mattina sarà più una tappa di trasferimento che un percorso bello. I sensi da ragno mi dicono questo. Questa è Spalato, è grandina. Adesso non so quanti abitanti faccia Spalato, ma è bella grande. Sperando che la strada migliore, perché adesso è tutta così brutta. Viadranska Magistrala, il nome di questa strada. Penso che più avanti la strada si stringa di nuovo e torni a essere costiera, vedendo la mappetta, i waypoint che abbiamo impostato. Molto, molto, molto figo. Molta, molta acqua. Un po' meno stamattina, dai. Tanta acqua che tirano su gli altri mezzi, quella sì. Spero che le immagini rendano l'emozione che si prova a fare queste strade. Guarda che cavolo di barchine. Nel frattempo ha anche smesso di piovere per ora, quindi cosa vogliamo di più? Riempie il cuore. Mamma mia, queste onde di questo mare, di questo colore, lambiscono la tua anima e ti rasserenano. Anche se è mosso, a me calma veramente tantissimo. Ci sta proprio bene. Guarda che roba, bellissimo ragazzi, stupendo. Vediamo se c'è un posto per parcheggiare la moto alla buona, perché veramente meriterebbe di fermarsi. Ah, che bello, senti la risacca del mare sugli scogli e due scogli. Ripartiamo, vadi che poi la passo. Sì, vadi che poi la passo e la saluto, che sto già sudando come un cammello. Pieno di velox comunque qui, ragazzi. Se venite state attenti, è pieno di velox. Bisogna stare molto attenti alla velocità. Obiettivo adesso Montenegro. Vedremo poco prima della dogana del Montenegro, in teoria, se non ci fermiamo ancora alle 2. Bello anche così a ridosso dei monti. Molto bello, molto caratteristico. Molto particolare, molto, molto particolare. A destra è bello, ma a sinistra è bellissimo. Guarda che roba, stupendo a sinistra. Che panorama bellissimo. Wow. Bello. Sì, sì, dai Tellins. Dai Tellins, vai e supera tutti. Dai, dopo questa curva, dagli. Ce ne stavano 6. No, ci passavi 9 volte e adesso supera. Cioè, ma vedi che, cioè, uno si sente non sicuro e supera. Vabbè, sono anche queste le cose belle della vita. Bellissimi panorami veramente, ragazzi. Cioè, sta strada, a parte traffico e pioggia, continua a dirlo, regala grandi emozioni e grandi soddisfazioni. Che belli questi, queste casettine incastonate nella roccia che danno sul mare. Sottotoni, che cazzo. Iscrivetevi al canale, santo Dio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Venite su Instagram, venite sul gruppo Telegram. Tutte queste info le trovate qua sotto, nella scheda, nella descrizione. Dai ragazzi, dai!
così vedete altri di questi contenuti fighissimi. Ne porto uno a settimana, ogni lunedì alle 18, pubblico preciso come le tasse. Quindi non dovete fare altro che venire sul mio canale, andare qua sotto, cliccare su iscrivi, cliccare sulla campanellina, selezionare quella bella nera piena cicciotta, e così vi arrivano tutte le notifiche. Commentare questo video e gli altri video di questa serie, likearlo se vi è piaciuto, insomma le solite cose ragazzi che vi chiedo, dai, fatele. Tanta gente non è ancora iscritta al canale, lo vedo dalle statistiche e mi fa dispiacere, perché se vi iscrivete io sono contento, il canale cresce e magari riusciamo a fare anche delle cose un po' più belline. Comunque assolutamente, venite in Croazia, fate la 8 che costeggia tutta la Croazia fino in fondo, fino al confine col Montenegro, dove noi stiamo andando. È veramente bellissima ragazzi, è Europa, quindi il telefono funziona regolarmente in roaming, avete il traffico europeo classico. Se volete sapere, io a Iliad, Iliad funziona bene in roaming con il traffico extra per l'Europa, si paga in euro. La vita non so di preciso quanto costi, ma devo dire che da turista, quale sono in questo momento, non stiamo spendendo cifre assurde. Poi magari farò un video dedicato a queste info, però devo dire che è un bel viaggio ragazzi, è un bel viaggio secondo me da fare sia in estate che così in primavera, ma anche in autunno ci tornerò sicuramente, perché questa strada è veramente bellissima, merita veramente tanto. Io non lo so, mangiare questa cosa secondo me dopo morirò male. Sì. No, guarda Marco come farcisce. Ma no, solo un pochino, si è detto che è buono. No, ma è buono sicuramente, figurati. Assolutamente. Direi che possiamo ripartire dopo questa sosta pranzo rifacillatoria a base di peperoni ripieni di carne macinata in una broda con aggiunta di patate schiacciate, importante ma buona effettivamente. La cameriera si è tanto raccomandata di farci scegliere quel piatto, almeno a me di far scegliere quel piatto, dicendomi che era cibo fresco, fresh food, real food mi ha detto. E adesso dovremmo fare un po' di montagna, poca, in salita, per poi scendere nuovamente verso questa particolarità, perché dovete sapere che la parte finale della Croazia praticamente confina sia col Montenegro e con un altro paese che adesso sono ignorante, non ricordo, o la Serbia o la Bosnia. Comunque, per andare in Montenegro quindi la strada, opzione 1, è fare due dogane passando in mezzo all'altro stato e poi arrivando in Montenegro, mentre invece l'opzione alternativa permette di passare sopra un'isoletta e quindi fare un doppio ponte in pratica, che ti permette di evitare di passare per il paese in mezzo, perché praticamente con questa piccola puntina microscopica la Croazia confina direttamente col Montenegro. Questo è l'obiettivo, è fare questo trattino di strada per capire anche cosa succederà. Tra l'altro passando in Montenegro, wow, questi paesaggi con questi laghetti e queste isolette sono bellissimi. Passando, dicevo, in Montenegro, che non è un paese della Comunità Europea, dovremmo passare col passaporto e soprattutto il nostro operatore Iliad non copre il traffico se non a pagamento a cifre fuori scala, quindi consiglio, se dovete andare fuori Europa, disattivate il roaming di Iliad. E vi farò vedere poi magari anche in un video dedicato che c'è la possibilità di prendere delle sim digitali che permettono di avere almeno il traffico dati all'estero, cosa che ho fatto. Per la fonia invece siete del gatto, letteralmente. Ci siamo tolti l'antipioggia e proviamo appunto un paio di orette a vedere se riusciamo ad andare allegri. Bello, bello questa cosa. Cioè, se è un lago o è laguna? Perché dall'altro lato quello che si vede è mare. Ma penso che sia un lago non salato. E ci sono veramente tanti posti qua pazzeschi da venire a visitare. Adesso noi stiamo facendo proprio un road heavy metal trip, tutto strade e curve, ma anche volendo organizzare un viaggio più easy, facendo un po' meno chilometri, che oddio vabbè, noi ne stiamo facendo tantissimi con la scusa che ci dobbiamo alzare presto tardi la mattina perché dobbiamo aspettare la pioggia che smetta. Però dicevo, anche organizzare dei tour più tranquilli facendo 250, che ne so, chilometri al giorno, si possono fare delle cose molto belle. Ci sono un sacco di posti sicuramente interessanti da vedere, anche o delle escursioni o qualcosa di experience.
arriviamo, sta piovendo. Che palle! Va, che panorami pazzeschi, che strade, fighissimo. Ed eccoci qua, siamo arrivati dopo un pezzetto di strada molto bella e aggressiva, tutta con Marco. Siamo arrivati al ponte che dicevamo. Lo vediamo là in fondo, il primo ponte che dovremo andare a fare. Poi percorreremo, non so se si vede sul navigatore, vediamo se si vede, un pezzetto sull'isoletta e poi dall'altro lato c'è l'altro ponte che sconfina in Montenegro. Molto figo. Ed eccoci qua per il doppio passaggio, doppio ponte, per non fare la dogana della Bosnia. Okay. Bosnia. Io non me lo ricordavo. In Croazia. Noi rimaniamo in Croazia e poi passiamo in Montenegro. Famoso amaro. Ovviamente. Sì, io sto a destra, per così mi superate bene in vista, ok? Quindi io parto, vado avanti piano, al primo pilone, voi mi superate e via. Mi raccomando, devi portare al limitatore quando passi. E via. Ponte Klagenfurt, lo chiamiamo. Polieskimost. 2404 metri di ponte. Veramente figo. Peccato che queste paratie così alte, si vede attraverso ma non troppo. Chissà come sarà l'altro ponte dopo, lo scopriremo nella prossima puntata. No, non è vero. Ma poco! Tanto mi godo. Guarda che cavolo di panorami bellissimi. Ah, è stupendo. Molto, molto particolare e caratteristico. Ecco. Mangia Giurai. 2400 metri di gallerie. Che paesaggi strani e pazzeschi allo stesso tempo. Dovremmo trovare il secondo ponte. Questo è il tunnel di Polakowica. Polakowica. Alziamo l'asticella, come si suol dire. Che simpatico sono lui. C'ho la schiena di fuori. Piglio freddo e sto male. Questo è il secondo ponte di connessione che ci fa attraversare, quindi in teoria lì è Bosnia. Adesso abbiamo ancora un po' di strada per arrivare al confine col Montenegro. Dopodiché dobbiamo arrivare a Cattaro o Kotor, dove abbiamo già prenotato l'hotel in centro, centrissimo. Dovremmo lasciare quindi la moto in un parcheggio fuori dalla città vecchia, vicino a una roba che si chiama Seagate, immagino che sia un ponte o qualcosa di simile. L'arrivo stimato dovrebbe essere, secondo me, intorno alle 7, dicono, secondo me prima. Cosa vuol dire? Non lo so. Ho il passport? Di qua sono europei? Vabbè, qua c'è scritto ho il passport, però c'è il tedesco qua davanti. Ma sì. E siamo arrivati alla dogana. Madonna, non finiva più. Ah, però. La doganiera. L'ho portato dietro, almeno quando tiro fuori. Infatti, esatto. Io lo uso perché... Ma mettimi anche un timbro, cavolo, non lo so. Dimmi che sono bello. Dimmi che piaccio. Dobbiamo fermarci comunque a benzina, no? Sei preparato? Qui cambia il fuso. No. No, cioè, si deve essere rotto qualcosa, perché, cioè, mi dice distanza di 54 km di destinazione, ora di arrivo 17.36. È solo 17. Eh sì. Vai. Minchia. Grazie. E qual è il tuo? Facciamo to e facciamo passartellini, via. Ridammi il passaporto, ladro di passaporti, si fermi lei. No, ma lei mi ha piegato la cosa, che brutto. Lo so che sei stronzo. No, sei un copione del cazzo. Ho una brutta notizia per te, non dovrei dirlo durante il video. Il navigatore mi ricorda che la mia velocità massima raggiunta è stata in questo viaggio. Mi dispiace dirtelo. Probabilmente prima, sì. Non dovevo dirlo, vero? Deve essere per il fuso che fa. Anche quella, sì. Ha qualcosa da dichiarare? Per il momento niente. Beh,
carrierina, attenzione, costa 9 euro al litro e siamo ufficialmente in Montenegro, paese famoso per l'amaro, come diceva prima Marco, ma magari anche no. Ora capiamo che cosa significa se veramente mancano 10 minuti di strada, cosa impossibile perché segna 50 km, o se invece il navigatore si è rintronato. Ah, qua c'è l'altra dogana, giustamente, lì eravamo ancora nella dogana croata, questa è la dogana montenegrina. Oh, sorry! Sorry. I think to go to the person here. L'originale non l'ho detto. Ho solo quello, l'originale è a casa purtroppo. Casa? Sì, l'originale. A dove andare? Come scusi? Dove andare? A Cattaro, Cotor. Cattaro? Sì. E poi torniamo. E poi torniamo indietro. Yes. Grazie. Sì. Passiamo di qua, torniamo indietro. Aspetta che forse ho fatto una cazzata. Ah, perché dice che non ho il documento originale, sono un pirla. Ho paura di sì perché l'ho lasciato a casa come un pirla il documento originale. One hour later. E va bene, siamo in Montenegro. Adesso vediamo quanto ci vorrà per arrivare a Kotor. Comunque sono un coglione e ho fatto la mia bella figura da pomi doppia. Prima come un coglione al tipo della dogana sono andato dritto e non si capiva, c'era un tipo fuori dal sgabbiotto, pensavo di dovermi fermare lì, prova che mi sparano, vabbè. E adesso seconda cosa, sono un coglione, I am the big coglione, non ci ho pensato io, non ci avevo pensato, non ho portato via il libretto originale della moto, ho portato via la fotocopia, ovviamente dovevo avere l'originale, quindi mi hanno dato in questo momento 3 giorni al massimo di restare in Montenegro e poi per tornare indietro e uscire, e a quanto loro dicono non posso andare in Bosnia e non posso andare in Serbia. Ora non so se da qui o se magari tornando fuori e andando all'altra dogana si può. Come un beota, rovinata la vacanza probabilmente perché non avevo i documenti al terzo giorno. Sono proprio un pirla, devo dire che bello anche il Montenegro, molto carino. Stiamo entrando in questa baietta e poi passeremo da questo lato all'altro lato, c'è un altro stretto tra poco, noi giriamo tutti intorno alla baia. Potrebbe essere logico che il navigatore mi segna 17.51, sono le 18 già, che in realtà c'è l'ora legale. Vabbè, che pirla che sono, mamma che pirla che sono. Brutta situazione, ho avuto un po' di fastidio allo stomaco, un'altra avventura. Quando fate dei viaggi portatevi sempre i documenti originali della moto. Ecco, non lo dimenticherò mai. Però vabbè, adesso vedremo di capire cosa fare, perché non voglio rovinare il viaggio ai ragazzi, quindi o loro tornano, vanno avanti per la loro strada, fanno Serbia e Bosnia e io torno invece a casa, o mi fermo magari un giorno in più a Kotor, vediamo, e mi faccio spedire i documenti dall'Italia, perché è martedì sera, ipotizziamo che me li spediscano in 24 ore, se domani mattina riescono a spedirmeli, domani è mercoledì mattina, giovedì mattina ho i documenti, oppure loro fanno Bosnia e Serbia di là e io risalgo di nuovo la Croazia, vediamo se c'è qualcosa da vedere in Croazia per me, mi vado a fare un giretto da qualche altra parte. Che figo, bello, super bellissimo, insomma andiamo là e poi andiamo dall'altro lato. Ah, che figata, cioè praticamente c'è questo traghetto che carica sulle macchine e le porta dall'altro lato della baia praticamente per tagliare. Bene, sole sta scendendo e noi stiamo girando intorno a questa baia che potrebbe essere un fiordo tranquillamente, guardate che bella. Noi dobbiamo percorrerla tutta perché Kotor è dall'altro lato in fondo, quindi adesso stiamo girandoci proprio intorno, guarda che bello. Amore mio, che cazzo ne sapevo io che tu, cioè in Italia,
Ma è qui, no, ma veramente. Dobbiamo girare ancora questo fiordo qua, questa insenatura, poi ce ne sono altre 27.000 prima di arrivare. Allora, qua davanti a noi dovremmo essere più o meno all'altezza dell'insenatura da cui siamo arrivati prima, quindi cioè, dopo la dogana proseguiamo la salita. Ok, siamo arrivati a Thor. Figo. E c'è questa nave da crociera gigapudesca qui così. Ok, Marco mi dice di sì, quindi penso proprio che siamo arrivati. Niente, nessuno vuole starmi vicino, perché sono illegale probabilmente, quindi giusto? Esatto. Vabbè, praticamente è Gardaland. È Gardaland praticamente. Cantore praticamente è Gardaland, vero? Vero, vero. E come ti ricordi Carcassonne? Uguale. Vabbè.